Odette Giuffrida, che piacere rivederti per la seconda volta in Liguria a distanza di pochi mesi, oggi in occasione del trofeo Andrea Rola, giunto alla 20ª edizione, ed è bello che la tua presenza medagliata qui con al collo la bellissima medaglia vinta a Tokyo, la seconda dopo quella di Rio, dicevo, tu sia qui in ricordo tra l'altro di un grande appassionato di arti marziali quando era Andrea Rola, a incontrare tanti giovani, tante persone innamorate di questo sport. Sì, sono felicissima di essere qui di nuovo, ormai mi sono innamorata di Genova e sono conosciuto persone, i genitori di Andrea, e veramente per me è un piacere, un onore essere qui per ricordarlo, essere qui insieme a tutti questi judoka che appunto si stanno allenando con me quest'oggi. E sì, sono qui con la seconda medaglia e spero, e sto lavorando per portarvi poi a Genova la terza, che magari sarà quella dell'ultimo colore che mi manca, che è l'oro. Missione compiuta per questa 20ª edizione del trofeo Rola, senza le tradizionali sfide internazionali, ma con una campionessa di valore assoluto come Odette Giuffrida. Sì, sicuramente stamattina è molto bello vedere questo grande tatami all'interno del Palau Don Bosco con un sacco di atleti nostri, regionali e nazionali, che stanno facendo uno stage con l'olimpionica Odette Giuffrida, quindi siamo orgogliosi, è una cosa un po' diversa, però parlavo adesso anche con la famiglia Rola, che si potrebbe anche portare avanti successivamente alle prossime edizioni, inserendo proprio una mezza giornata con questo tipo di stage, soprattutto se saremo capaci anche i prossimi anni di coinvolgere delle campionesse di questo calibro. Va evidenziato quello con lo spirito di emulazione che si crea all'interno dei ragazzi. Certo, avere comunque una campionessa qui a Genova nazionale che ha comunque conquistato l'argento alle Olimpiadi è sicuramente un grande stimolo in un momento in cui le arti marziali, proprio visto che è uno sport di combattimento, di forte contatto, stanno soffrendo molto e forse anche molto molto più di altri in questo momento di Covid. Quindi è un modo un po' per rilanciare, un modo per promozionare questo sport che, diciamo, il Don Bosco ha sempre portato avanti ormai da quasi 30 anni. Bosco, ci sei sempre vicini alla famiglia Rola ogni anno nel ricordo di Andrea. Certo, è una delle nostre, degli eventi più importanti, è comunque sempre un onore e comunque un piacere ospitare questo evento. È stato per noi comunque un esempio fulgido di atleta e di istruttore all'interno del nostro mondo, e quindi comunque per noi è una cosa importante da portare avanti, e cercheremo sempre di portarla avanti grazie anche all'appoggio della regione, di centro ovest. Comunque è ormai diventata una manifestazione per noi importante, annuale, che noi cerchiamo sempre di perseguire, e sicuramente il CSI regionale ha dato anche quest'anno, diciamo, un aiuto, diventando anche manifestazione nazionale. Quindi sicuramente questo è il nostro punto importante all'interno dello sport e all'interno di tutte le iniziative che Don Bosco sta facendo in questo momento un po' di rilancio dello sport. Stefania Bavoso e Danilo Buzzi, una giornata davvero speciale, quella al Palau Don Bosco con il trofeo Rola, caratterizzato dalla partecipazione di una grande campionessa, due volte medagliata olimpica, Odette Giuffrida. Stefania Bavoso, ma quale stimolo dà ai giovani soprattutto potersi allenare in uno stage con una campionessa come Odette? Beh, Odette penso che incarni quello che è lo spirito proprio delle vere campionesse, cioè lavoro, lavoro, lavoro per ottenere dei grandi risultati. Una ragazza che serena, sempre col sorriso, che dà sicuramente dei grandi stimoli e passa sicuramente dei messaggi positivi a tutti noi. È stato emozionante vederla in televisione durante le Olimpiadi? Beh, certamente. No? A parte il fatto che ci si aspettava, no, la medaglia, no? Quindi poi ha concluso col bronzo, quindi a questo livello qua siamo ai sette cieli, no? Poi comunque è una grossa spinta per il judo nazionale. Una giornata in cui si ricorda un grande appassionato di arti marziali, Andrea Rola. Sì, Andrea, io ho avuto la fortuna di conoscerlo da bambino,
abitavamo anche vicini, quindi ho seguito tutto il percorso di Andrea, una grande persona, una grande tenacia, una grande volontà e sicuramente una grande famiglia alle spalle. Una giornata in cui judo e jiu-jitsu convivono assieme? Esatto, convivono assieme, che è giusto quello che si sta facendo oggi, visto considerato che facciamo parte della stessa federazione, ed è un modo per far vedere il judo ai ragazzi del jiu-jitsu e viceversa.